L'emergenza abitativa è sempre un tema molto sentito anche in città, perché è emergenza anche a Teramo. L'emergenza abitativa ormai da oltre un decennio e negli ultimi 6 anni purtroppo non c'è stato un vero cambio di passo, un cambio di rotta. A tal proposito abbiamo fatto diverse interrogazioni consiliari, diverse proposte, diverse mozioni, anche finalizzate a mettere un po' ordine rispetto al caos che c'è oggigiorno in città. Ci sono tantissimi strumenti normativi statali e regionali, oltre 10 strumenti che permettono ad ogni ente pubblico come il Comune di autogestire in autonomia ed efficienza l'edilizia residenziale pubblica. I dati sono drammatici, a testimonianza di ciò voglio riportare la storia anche di una mia amica senegalese, teramana da 25 anni, che con 2 figli a carico minori, sola, abbandonata dal marito qualche tempo fa, ha avuto lo sfratto esecutivo nel comune di Teramo e dopo qualche giorno, dovuto appunto al fatto che il sindaco non risolveva la sua questione, è dovuta trasferirsi nel comune di Montorrio, dove effettivamente i servizi sociali funzionano meglio e molto di più. Negli ultimi 6 anni, riporto questi dati giusto per dare la misura di quella che è la problematica gigantesca, oltre 500 famiglie o singoli nuclei familiari hanno fatto domanda per un alloggio di edilizia popolare residenziale e sono state date risposte solo per un numero di 37 alloggi. Questa è un'emergenza drammatica e va affrontata con studio, consapevolezza e volontà. E quindi sollecitiamo ulteriormente, lo stanno facendo i sindacati autonomi in questi giorni, torniamo a risollevare la questione. La questione si può affrontare studiando, ma soprattutto facendo un censimento di quelle che sono le reali esigenze. 20 anni fa c'erano delle esigenze, i nuclei erano formati da 5-6 membri ed era anche giusto dare appartamenti con 3, 4, 5 stanze. Oggigiorno sono variate le condizioni, vanno fatti censimenti, vanno fatte ricognizioni delegate alla Polizia Municipale affinché si accerti la reale esigenza e la permanenza dei requisiti di concessione, per dare spazio a chi ha reali necessità. Partiamo da un censimento per giungere a una mappatura reale, a un registro pubblico che sia consultabile per trasparenza da tutti i cittadini. Okay? Una gestione opaca non fa bene a nessuno, anzi, la CGIA di Mestre in questi giorni ha deliberato appunto alcuni dati importanti che vanno letti dal punto di vista politico in maniera proattiva, cioè con 122 miliardi del bonus 110, una norma che ha messo in ginocchio, secondo il mio punto di vista, l'economia, ha rilanciato sotto alcuni aspetti, dopando l'economia di settore e danneggiando gli ultimi, gli indifesi, i fragili, e cioè con 122 miliardi di spesa pubblica che pagheremo con le nostre tasche, potevano essere abbattute le 800.000 unità residenziale pubblica in Italia e ricostruite addirittura, ascoltate bene, 1.200.000, quindi ci sarebbero state più case per tutti.